I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it. I need to fight, I know. It's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. That I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly being... Buonasera Shure e buonasera Shure. Benvenuti in questo nuovo videoblog. Questo video è proseguimento della mia vacanza. Quindi adesso non siamo più a Palermo, ma siamo arrivati a Salerno. Questo è il lungomare di Salerno. Qua giù ci sono i ragazzi che stanno facendo lo skateboard. Dove sono? Là. Allora, praticamente dovevamo andare, il nostro giro doveva proseguire per Cosenza, ma abbiamo sbagliato a non controllare la posizione dell'hotel e praticamente l'albergo era in mezzo al nulla, per cui abbiamo telefonato e disdetto, ovviamente, perché non c'era assolutamente niente, ma neanche, cioè noi siamo arrivati che era l'una, abbiamo detto andiamo a mangiare prima di salire in albergo, così dopo ci sistemiamo, ma non abbiamo trovato niente di aperto. Solo andando verso, ritornando verso l'autostrada, un posto che si chiama, vabbè io ve lo scrivo qua, forse Nanduia, abbiamo mangiato un panino favoloso, c'era dentro 170 grammi di tonno e 150 grammi, 120 grammi di ricotta, ma era così cremosa che pensavo che fosse la bufala, pazzesca, un panino veramente buonissimo, una mazzata di calorie penso, anche se non c'erano salse, però c'era dentro la cipolla di Tropea e i pomodorini secchi, buonissimo. Comunque poi ve lo farò vedere durante, cioè avrete già visto perché è successo prima di questo. Quindi quando abbiamo visto che era tutto chiuso ed era un paesino piccolo, non c'era niente, eravamo proprio in mezzo a nulla, abbiamo disdetto l'hotel e abbiamo cercato nella pausa pranzo un hotel qui a Salerno, perché in pratica a Salerno ci dovevamo arrivare domani e quindi abbiamo anticipato, ci siamo fatti queste 6 ore di viaggio e niente, ora siamo qui. Quindi abbiamo, ci hanno dato la camera al sesto piano, ma era sporchissima, piena di capelli, c'erano 4 letti, uno matrimoniale e 2 lettini, i lettini erano il copriletto chiaro, sai che hanno appoggiato su le valigie, erano sporchissimi e quindi ci siamo fatti cambiare, poi non c'erano asciugamani, capelli ovunque, sporco sulla scrivania. Ci siamo fatti cambiare la camera e ci ha dato questa secondo piano e questa è più pulita, c'è qualche capello in giro, non è perfetto. Questo è il Grand Palace di Salerno, 4 stelle,
e siamo messi con i capelli in giro. Vabbè, tanto per dire. E ci hanno anche detto che domani la camera non verrà pulita, perché quando si fanno 2 giorni la camera non si pulisce, si pulisce quando andremo via, ok? Cioè, mai è successo anche questa cosa. Quest'anno devo dire che la vacanza abbiamo avuto un sacco di imprevisti e un sacco di situazioni spiacevoli, ma questo ve lo racconterò in un altro video. Ora siamo qui, ieri ho festeggiato il mio compleanno e sicuramente vi metterò le immagini prima di questo, perché appunto è successo ieri, quindi è un vlog che inizia di lunedì, perché oggi siamo a martedì, e finirà stasera. Penso che stasera mangeremo la pizza, anche se in realtà dopo quel panino vorrei mangiare solo proteine. Adesso vedo cosa riesco a fare, anche tanto a Salerno ci stiamo anche domani sera, quindi io la pizza potrei mangiarla anche domani volendo, però questo lo decido dopo, vediamo. E niente, sono contenta che sono qui, non vedo l'ora di andare a fare un giro su lungomare, che è qui e qui vicino, poi c'è anche il centro. L'anno scorso abbiamo mangiato un gelato favoloso, spero di ritrovare la stessa gelateria con lo stesso proprietario, con lo stesso gelato, perché c'era il caramello salato che era troppo buono, troppo buono. E lo sogno, lo sogno. Ci siamo fermati per la pizza e per il caramello salato. E niente, quindi ci siamo, adesso si sta docciando mio figlio, non ci siamo docciati, io ho messo su questo copricostume, questo vestino così, ma mi cambierò giusto per stare in camera comoda e andremo a farci un giro. Quindi ci vediamo dopo. Ma pensa a te, ciao, ragazzi, figo questo piatto. Io mi iscrivo a settembre. Questa cosa è buona, ragazzi. E qualcosa mangiate bisogna. Che vai, grazie. Settembre. Guarda, Gabri, se ti piace, se no ti do questa. Bisogna farla da freddare. Io ho detto wow, ti do il pane. Buongiorno Shure, buongiorno Shure, benvenuti in questo nuovo video vlog. Mi trovo, che non lo so neanch'io, in campagna. Siamo a Salerno e dobbiamo trovare un caseificio, yogurteria, per prendere qualcosa lì, ma ci siamo persi, cioè Google non ci fa arrivare a questo posto, quindi adesso stiamo aspettando i nostri amici che ci vengono a prendere. Le abbiamo inviato la posizione, però qua è bellissimo perché è tutto verde, siamo proprio in campagna, e l'intenzione era di andare al mare, che adesso non ricordo più come si chiama, comunque se ci arriviamo lo vedrete dopo, solo che ci siamo alzati le 7 perché dovevamo partire per le 8:30. Alla fine i nostri amici erano in ritardo, cioè sono ancora in ritardo, e abbiamo trovato traffico, quindi come si dice, ci siamo alzati prestissimo, ma inutilmente, perché alla fine adesso cosa saranno, le 11:30, e ora che arriveremo al mare saranno 1:30, 2, se ci arriviamo, se ci troviamo posto. Vabbè, comunque lo vedremo dopo questo,
E niente, quindi volevo farvi vedere questa bellezza. Qua si sta veramente veramente bene, fa caldo ma è sopportabile, e faceva più caldo in Sicilia. E niente, c'è una giornata stupenda, quindi per andare al mare è bellissima, perché ieri poi c'era vento, invece oggi è proprio bello. Quindi aspettiamo i nostri amici che ci vengono a prendere, abbiamo inviato la nostra posizione e ci vediamo dopo. Ciao. Ma quello è il numerino, andavi lì, pagavi normalmente. Sì, ma perché poi quest'anno. Ma quest'anno è una cosa impressionante. 793. Serviamo il numero 700. Siamo arrivati al mare finalmente, però non siamo riusciti a bere il caffè all'agriturismo di prima, perché c'erano 250 persone avanti a noi e quindi ce ne siamo andati. E ora siamo qui a Castellabate, dove hanno girato il film Benvenuti al Sud, e penso che più tardi andremo a visitare il paesino su. Benvenuti al sud, c'è scritto! L'hai ripreso? No! O forse quando sono salita, però non lo so, devo vedere dopo. La locandina, Gabriel, la locandina del film. È una figata qua. Devi come se la smanetta con le con le storie. No, no, adesso faccio video. E adesso devi vedere da lì che punto, che si vede bello, mamma mia. Qui si vede dove eravamo noi? Sì. Sì. Santa Maria. Madre di Dio. Era qua, era qua la piazzetta che era. No, no, adesso ci arriviamo. È un bordello la sera? Sì. E qua è bello vedere il tramonto. Ehi, dai, ma che bello! Dai, venite qua. Comune di Castellabate, sentiero verde. Guarda che bello qua le spiagge. Dai, facciamo il selfie. Guarda che sono vuote ora. Sotto lì è la marina, Là era allora, bello. Noi eravamo, vediamole qua. Selfiamo. Tu lo devi fare, perché il mio viene sì. Male. Minchia che bello. Ho 3 anni, 2017. Oh, il mio amico Gigi. Lui quando è arrivato che diluviava. Qua è arrivato qui e si è fermato lì. Dai! Sì, quando diluviava lui si è fermato qui. Non lo ricordo questo. Sì, mo te lo dico io, ti faccio vedere perché. Quindi qua venire coi tacchi. No. Ma tu. Non puoi. No, va. Cioè, praticamente è arrivato da qua, anche quando salutano alla fine qui. È arrivato qua, si è fermato qua. Adesso vi faccio vedere perché. Aspetta, non che bella l'esperta. Hai visto? Poi dico, indovinate cosa aveva letto qua? Esatto. Debbie. Dimmi.
Che poi la roscolate si legge qui si muore, no? Ah, è vero! Già è vero! Ti ricordi, Gabri? Sì. qui la foto qui non si muore, va fatta. Sono anni e si parla ancora di quello, cioè. Sì. Debbie, volete la foto lì? No. Il cartello qui non si muore. No, qui non si muore. Minchia, bellissimo. È bellissimo. Cioè, scendiamo giù di qua, dai. Bellissimo. Guarda mamma. Che bei, guarda mamma. Guarda mamma. Ok. Vediamo se esce. Questi sono i balconcini. Piacciono queste case? Belle. È carina, la piazzetta. Oh ragazzi, la calamita devo comprare anche qua. Sì, qua anch'io. Chi loro? Dove? Loro due, ma niente video. Perché sto riprendendo. Ah, guarda. Oh, bellissimo. No, no. Ah, sai che... Con le prendiamo? Non prendiamo, no? Quale? No, vedere quello. C'è quello là che non è bella questa. Ma è quella lì che c'è la scritta. Ah, secondo me è quella. Togliere un po' quella borsa qui, sta cadendo una roba dentro. Dove? Lì. Ah. Sì, lì, la locanda cilentana. Cilentana. Avete dei prezzi? Vediamo scendere, no? No, non andiamo lì? Dai! Ma vicino! Ho visto che è girato, picchia d'oro e mandorle. Mandorle e mandarino. Bella sta casa. E invece per il tiro di ottimamente. Mi fa male però stringo i denti. Veramente? E mi fa male il legamento. Ma non è che cammini male tu? Ti butti un po' il piede. Ce li ho già così. È nato storto. Oh, te, però... lui c'è la casa che non lo usi, è quello, che non. Vuoi il formaggio?